sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre. One Podcast. Con il 2023, in realtà a partire dal mese di marzo, puoi ufficialmente dire addio a Saturno contro, che passi senza alcun senso di colpa ai nati sotto il segno della Vergine. Già questo mi sembra un ottimo motivo per festeggiare. Io sono Ginny e questo è l'Oroscopo Podcast del 2023 per i nati sotto il segno del Leone. Anche tu, caro Leone, come tutti gli altri segni fissi, che sono Acquario, Scorpione e Toro, vieni da un paio d'anni particolarmente difficili, dove tra Saturno contro e Urano in quadratura te la sei vista davvero brutta. Se qualcuno nato sotto il segno del Leone fosse rimasto assolutamente inscalfito nella vita o nel cuore da questi ultimi due anni, direi che urgerebbe un elettrocardiogramma per assicurarsi di essere effettivamente ancora vivi e non surgelati. Tutti gli altri, quelli che quando ho parlato di due anni di sfiga hanno fatto sì con la testa, possono essere felici perché significa che sono in sintonia con i movimenti del cosmo che, ricordatevi, tutto sanno e sempre sanno. Detto questo, Leone, sarai felice di sapere che a partire dal mese di marzo Saturno contro si leva dalle scatole, quindi nessun leone dovrà più vedersela con i sensi di colpa, il senso di fallimento, di solitudine e il bisogno di rivedere completamente la propria vita. Certo. Per i nati tra il 7 e il 18 di agosto resta Urano non proprio amichevole, ma che lavora in modo diverso, cioè più affine alle caratteristiche di un segno di fuoco. Urano rompe senza tanti preavvisi, né delicatezze né accortezze, con qualcosa che vi riguarda. Sarà anche un po' rude, lo so, ma di certo risolutivo, cosa che tu apprezzi parecchio. Anzi, ricordati che con Urano, persino quando c'è Urano a sfavore, non ci si annoia mai. E a dire il vero, stavo quasi dimenticando di farti notare che entrerai nel 2023 con la stessa grinta, il fascino e il desiderio di essere ricordato dai posteri, un po' come Lady Gaga che si cala dall'elicottero sul palco del Super Bowl. Non so se ho reso l'idea. Tutto questo grazie al fatto che a partire già dal mese di dicembre 2022 ci saranno contemporaneamente a tuo favore sia Marte sia Giove, che sono due pianeti che hanno a che fare con le energie estroverse, l'entusiasmo, la sicurezza in te stesso e la voglia di far vedere chi sei senza alcun genere di minimalismo pudico. Quindi, se tu da buon segno di fuoco adori gli inizi, questo inizio di anno sarà assolutamente scoppiettante, glitterato e molto, ma molto promettente. Certo. Non vorrei frenare subito gli entusiasmi, ma mi tocca ricordarti che poi, a partire dal mese di maggio, proprio questo Giove passerà a sfavore, cosa che non farà bene alle tue finanze. Per questo ti chiederei di stare particolarmente attento quando farai degli investimenti assolutamente non necessari, ma soltanto emotivi, come scarpe, accessori e vestiti. Dico tutto ciò, Leone, perché io ti conosco. La gestione delle entrate e delle uscite andrebbe delegata a qualcuno con molto più rigore di te. Sempre per colpa di Giove, registreranno i loro minimi storici anche la tua voglia di divertirti, di essere al centro dell'attenzione e la sicurezza nelle tue stesse capacità. Conoscendoti però mi sento di dire che i tuoi minimi storici sono assolutamente nella media dei valori degli altri segni zodiacali, per cui poco male. C'è poi un aspetto astrologico del 2023 del quale so che farai un ottimo uso, Leone. Si tratta del pianeta Venere, che farà una lunga sosta proprio nel tuo segno zodiacale. E si sa che se Venere è il pianeta dell'amore, non è da meno per quanto riguarda la bellezza e il desiderio di circondarsi di cose e situazioni belle. Tutto questo per dire che nei mesi estivi, quando ci sarà appunto questa sosta, non ti tratterrai di fronte a nessun genere di piaceri. Primo tra tutti, ovviamente, sarà il piacere dell'amore, del flirting e del sesso, che si sa che a te ti riesce benissimo soprattutto d'estate, quando l'ormone è imbizzarrito come il toro meccanico al rodeo. Diciamo che questa bella Venere zittirà per un pochino lo sfavore di Giove, riportando il tutto in un assoluto equilibrio. Infine, prima di salutarci, devo dire un'ultima cosa, anche se avrà a che fare soltanto con i leoni nati nei primi tre giorni, cioè dal 22 al 24 di luglio. Se abbiamo detto che il grande transitone del 2023 sarà l'ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario, si sa che tutti i pianeti che stanno in Acquario sono in opposizione proprio a te.
Quindi, se sei nato in uno di questi giorni, ti toccherà riprendere in mano l'approfondita ricerca di tutto quello che si muove negli abissi della tua psiche. Praticamente ti toccherà spegnere i riflettori del tuo palcoscenico, quello che ami così tanto, e metterti il caschetto da minatore, quello con la lucina sulla fronte, per calarti giù, in fondo al tuo cuoricino. Sappi però che, nonostante tutto questo non sia proprio per te il massimo del divertimento, là sotto potresti trovare delle intriganti perversioni e delle spinte passionali da indagare. In tutti i casi ricordati che quello che è nascosto è spesso molto, ma molto più interessante di ciò che si vede. E grazie a Plutone lo imparerai. L'amore nel 2023. Direi proprio che questo transito di Venere a favore farà sì che l'amore in qualche modo riesca a trovare un posto d'onore nel tuo 2023. Vero anche che chi se la vede con Giove o con Saturno potrà avere bisogno di un temporaneo allontanamento, anche dal partner, ma solo per ritrovare se stesso. Periodo fico del 2023. L'ho già detto che il periodo fico saranno i mesi estivi da giugno a settembre, quelli appunto con Venere a favore, ma mi sento di dire che per buona parte di voi non scherza nemmeno l'inizio dell'anno, con Marte e Giove a favore che vi rendono ancora più chiassosi e vivaci del solito. Periodo schifo del 2023. Il periodo schifo potrebbe essere quello in cui Giove inizia a darti fastidio, ma Venere non è ancora arrivata in tuo aiuto, quindi il mese di maggio e poi da ottobre a dicembre 2023. Direi che hai tutto il tempo per organizzarti. Il tuo mantra per il 2023. L'occasione arriva solo a colui che è ben preparato. L'ha detto Spinoza, filosofo olandese illuminato. Cose da fare nel 2023? Mettere a frutto subito l'arte dell'organizzazione, che dovresti aver appreso grazie a Saturno. Quindi dacci dentro con alert, agende, controllo del sonno e spazi per liberare la mente. Caro Leone, il tuo oroscopo è finito. Scopri come sarà il nuovo anno di tutti i tuoi amici e parenti ascoltando l'Oroscopo Podcast del 2023 per tutti gli altri segni zodiacali. L'Oroscopo Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termini e condizioni su unieuro.it.